Da dove avevamo interrotto? Allora, non ho capito. Visto che c'è anche il comitato statuario Capannelle, se non ci sono altri cittadini, visto che le interrogazioni sono all'ultimo, se possibile. No, le interrogazioni non sono all'ultimo, sono ora. Come avevo detto prima, le interrogazioni avevo chiesto di spostarle alle 11, come richiesto dall'assessore una settimana fa. Benissimo, allora io vorrei riprendere l'ordine dei lavori, come già chiesto stamattina, dando spazio all'assessore Vivace e ai consiglieri dell'opposizione che hanno presentato le interrogazioni che adesso andremo ad elencare. Ci sono anche cittadini intervenuti, quindi iniziamo subito con l'interrogazione numero 15-2016 a firma della consigliera Cerconi, avente ad oggetto area abbandonata, angolo via Albano, via Colfelice. Quindi lascerei lo spazio alla consigliera Cerconi per l'esposizione. Buongiorno, buongiorno assessore. Come potrete notare, l'interrogazione è di settembre 2016, quindi sono passati ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 6 mesi. In questi 6 mesi i cittadini hanno fatto anche un esposto, io ho fatto l'accesso agli atti per questo esposto e effettivamente è stata erogata una sanzione amministrativa relativamente bassa, ma è quello che poi viene previsto, ed è l'area interessata, appunto, come dicevamo, quella tra via Colfelice, via Albano e via dei Colli Albani. Ho fatto l'accesso agli atti, ovviamente lei avrà notato se è passato, insomma, se ha fatto un sopralluogo sull'area, che le condizioni dell'area sono a dir poco vergognose. Ovviamente si tratta di anni di abbandono, di un ricorso che c'è stato proprio su quell'area relativo al progetto iniziale che abbiamo visto anche in parte solamente in commissione controllo e garanzia, e ciò che oggi, o meglio ciò che 6 mesi fa, quindi a settembre, veniva chiesto è ovviamente il progetto previsto sull'area, sul quale poi abbiamo fatto anche una commissione controllo e garanzia, la proprietà del terreno che è stata ovviamente, che sono riuscita a avere tramite l'accesso agli atti e i vigili che hanno fatto appunto una relazione per il sopralluogo del 25 novembre, e l'eventuale possibilità di utilizzare gli oneri a scomputo derivanti dalla realizzazione dell'opera, se ci sono, come devono essere utilizzati, se i cittadini sono stati sentiti per insomma, per l'utilizzo di queste, cioè per le opere, e sapendo che c'è un mercato lì accanto, ovviamente sapere se c'è la possibilità di sistemare il mercato, i tempi di realizzazione dell'opera, ma soprattutto, assessore, quando è possibile intervenire in danno, perché le ricordo che sempre Fratelli d'Italia aveva depositato un ordine del giorno durante appunto il bilancio, che era stato poi da voi bocciato, per quanto riguarda l'intervento dell'amministrazione in danno, quindi una pulizia dell'area per permettere, insomma, ai cittadini della zona di vivere in sicurezza e non nel degrado. Per questo, insomma, io la ringrazio della presenza, chiedo solamente una cortesia. Io capisco che avete molto da fare, capite bene però che far passare 6 mesi per un'interrogazione sono tanti. 6 mesi, tra l'altro, i vigili sono andati dopo l'esposto e ci sono andati a novembre, quindi sono passati ancora altri mesi. Io spero e mi auguro di ricevere una risposta che vada nella direzione della tutela dei cittadini e dell'area. Grazie. Buongiorno. Innanzitutto il mio ritardo non è dovuto a una benché minima mancanza di rispetto verso quest'Aula, che rispetto profondamente. Voi sapete che le mie deleghe purtroppo mi portano ad avere un impegno importante sul territorio, e stamattina ho avuto un incontro urgente su Via Imera per cercare di rimettere a posto quel PUP. Tornando alla sua interrogazione, sono contento di sapere che comunque il sistema permette anche a un consigliere di potersi informare su delle cose. Quindi questi 6 mesi lei ha lavorato e si è già in parte informata, ha avuto già diverse risposte, quindi non sono stati poi così sprecati questi mesi.
Nel caso specifico, come lei già diceva prima, lì c'è un PUP su iniziativa privata e su area privata. Io vi leggo alcune cose un po' più approfondite di questo PUP. Appunto, dopo il sopralluogo è stato fatto un verbale per la mancata pulizia della loro area. Il PUP in questione prevede 7 piani fuori terra destinati a parcheggio di pertinenza e in parte a rotazione. Sono previsti anche 2 piani interrati sempre a parcheggio, mentre il piano terra è destinato ad attività commerciali. Nel maggio del 2007 è stato rilasciato il permesso di costruire dal Dipartimento PAU. Nell'anno 2008 è stato rilasciato anche una proroga, in quanto la società proprietaria del terreno e facente richiesta del PUP, la società Albani Parking, non aveva ancora iniziato i lavori. Nel 2012, considerato che ancora nel 2012 non aveva iniziato i lavori, con un ADT il Dipartimento PAU ritiene decaduto il permesso di costruire. La società Albani Parking impugna al TAR questo provvedimento e nel 2014 il TAR gli dà ragione annullando la DD di decadenza. Oggi stiamo al 2017, ancora la società non ha iniziato i lavori, pur avendo richiesto alcune volte l'OSP. Cosa voglio dire? Rispondo dettagliatamente alle sue domande. L'eventuale possibilità di scomputare eccetera eccetera, sì, ci sono degli oneri che sono, vi dico anche la cifra, siamo sopra i 200.000 euro che possono essere utilizzati per il miglioramento dell'area. Noi adesso abbiamo dato mandato al Dipartimento di approfondire la situazione di questo PUP per capire a che punto si trova e se vi è veramente intenzione da parte del privato di farlo oppure no, perché quell'area è nostra intenzione o renderla decorosa o comunque se l'Albani Parking vuole fare il PUP, sentiremo sicuramente i cittadini per poter meglio gestire gli oneri che verranno messi a disposizione del municipio per un miglioramento dell'area e del quartiere. Assessore, sono parzialmente soddisfatta, nel senso che non mi ha risposto riguardo alla pulizia dell'area, perché oggi siamo andati abbastanza avanti e c'è una sanzione amministrativa. Dalla sanzione amministrativa emerge che effettivamente c'è un degrado, tant'è che è stato sanzionato, e che il municipio può intervenire in danno. Volevo capire se il municipio decide di intervenire e quindi di ripulire l'area o meno. Questo vero, mi sono perso un pezzo. Le amministrazioni precedenti non hanno mai messo risorse per interventi in danno su cose fatte male dai privati. Noi abbiamo dimostrato che lo vogliamo fare, Furio Camillo è un esempio. Prossimamente ci sarà un appalto per poter eseguire interventi in danno e demolizione nel nostro territorio, e quindi iniziamo un percorso di legalità. Quindi sì. Allora, mi ritengo soddisfatta, augurandomi che appunto quest'area di Colli Albani venga inserita tra le aree che devono essere appunto oggetto dell'appalto, o comunque a seguito dell'appalto sia una di quelle aree che viene individuata per l'intervento in danno, perché è veramente una situazione di forte degrado. Grazie. Devo farla allontanare dai vigili, signor Frao, non si può, l'assessore rimane qui e lei lo può sentire dopo, non può interrompere la seduta di consiglio, gliel'ho già spiegato prima, l'abbiamo ascoltata per 15 minuti, l'assessore rimarrà qui e può andare a parlare con l'assessore fuori quando esce, non c'è problema, la riceverà assolutamente, la riceverà, l'assessore le risponderà, ma ci mandi avanti, se no qui oggi finiamo... Andrei avanti con la seconda interrogazione, che è la numero 19/2016 a firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto messa in sicurezza attraversamento pedonale di via Tuscolana in prossimità largo Appio Claudio, lato numeri pari, e in prossimità via Publio Valerio, lato numeri dispari. Quindi lascio la parola al consigliere Giuliano. Grazie Presidente.
Mi ritengo più fortunato, Assessore, che lei viene a rispondere dopo circa 3 mesi, togliendo anche il mese di festività, quindi sono 2, mi devo ritenere abbastanza fortunato. Le voglio, queste 2 interrogazioni, la prima e quella successiva poi, vogliono toccare, vogliono essere propositive, non vogliono essere polemiche, anzi colgo l'occasione per, tramite le interrogazioni, per sottoporle a lei, alla sua giunta, ovviamente una sorta di aumento di, diciamo, di focalizzazione per alcuni incroci pericolosi. Questo è quello di via Tuscolana, che appunto è una via di alto scorrimento, e come dicevamo, tra via Publio Valerio, che collega via dei Salesiani, e via Tuscolana. Quindi questo attraversamento pedonale in questione collega 2 quadranti principali del quartiere, Don Bosco e Appio Claudio. In prossimità dell'attraversamento pedonale di via Publio Valerio con via Tuscolana è presente un albero ad alto fusto che copre il cono di luce del lampione stradale. L'attraversamento pedonale in oggetto è stato più volte scenario di incidenti segnalati e non, l'ultimo dei quali ha avuto luogo giovedì 1 dicembre 2016. Gli incidenti in questione sono spesso causati dall'alta velocità con cui arrivano i veicoli in prossimità dell'attraversamento pedonale. La sua pericolosità è destinata ad aumentare esponenzialmente al calare della sera a causa della pessima illuminazione dovuta alla copertura del cono di luce del lampione stradale che dicevamo. Quindi le chiedo se sono a conoscenza appunto della grave situazione di pericolo di questo incrocio in oggetto, quali azioni possono essere messe in atto nell'immediato per realizzare degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale al fine di limitare i rischi appunto per l'utenza, se è auspicabile una potatura dell'albero che quindi può aumentare sicuramente il cono di luce che diciamo offuscando il lampione quindi rende quell'incrocio ovviamente più, meno visibile e più pericoloso. Questo era per dire che poi ci sarà un discorso generale e mi auguro che anche in commissione le possa dare indicazione per capire quali possono essere, no, i diversi, le diverse criticità degli incroci. Allora, ovviamente la sicurezza stradale è uno dei nostri punti fermi del nostro programma. Nell'attraversamento specifico in questione, cioè io vorrei un attimino chiarire, lei consigliere sa benissimo che via Tuscolana non è purtroppo, è brutto dirlo, di nostra competenza, non possiamo noi intervenire con nostre risorse su quello specifico attraversamento, ma sicuramente ci facciamo portatori di tutte quelle situazioni pericolose che vogliamo siano risolte, e noi condividiamo perfettamente che quell'attraversamento sarà attenzionato e possiamo sicuramente prevedere immediatamente la potatura dell'albero, come anche una segnalazione dei segnalatori luminosi, perché quel tratto particolare di strada si trova in un punto di accelerazione delle auto da un semaforo ad un altro. Io, a dimostrazione di quello che stiamo facendo, vi porto un esempio che è l'incrocio tra via Nobiliore e via Salvioli. Quello era un incrocio che lei sicuramente conoscerà, un incrocio maledetto dove ogni 3 giorni c'era un incidente. Abbiamo fatto degli incontri con i vigili, noi chiedevamo dei attraversamenti rialzati eccetera eccetera, i vigili in parte contrari ci hanno detto cominciamo magari a fare altre iniziative, così mi sono messo io a progettare una nuova segnaletica perché ha previsto dei dissuasori ottici orizzontali con le strisce pedonali colorate di fondo rosso, con una segnaletica verticale tale per cui quell'incrocio veniva ben segnalato agli automobilisti. Grazie a Dio in questi mesi non si sono verificati in quel particolare incrocio ulteriori incidenti, quindi è nostra intenzione affrontare queste situazioni ed è la prova che lo facciamo. Nel caso specifico, appunto, l'ho detto, sì, noi condividiamo quello che lei ci ha chiesto, quindi conosciamo la situazione, sì, chiederemo un incremento di segnaletica sia orizzontale che verticale in quello specifico tratto, anche perché viene utilizzato molto dai pedoni per arrivare appunto a via Largo Appio Claudio. Vado. Grazie Assessore, non,
ne condivido tutto quello che dice, sono perfettamente soddisfatto. Era ovvio che la strada è dipartimentale, quindi ad alta percorribilità, era ovvio, però serve che voi ovviamente segnalate a chi di dovere, e poi ecco, la potatura dell'albero e la richiesta di qualche segnalatore luminoso potrebbe evitare, visto che lì è di passaggio, come ho detto prima, diciamo di numerosi cittadini che, no, per recarsi dall'altra parte lo utilizzano, insomma. Quindi la ringrazio di questo. Passiamo alla successiva interrogazione, la 20 del 2016, sempre a firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto la messa in sicurezza attraversamenti pedonali in crocio di via al Quarto Miglio con via Annia Regilla. Grazie Presidente. Allora, questo è appunto un altro incrocio, un po' diverso da quel punto di vista della alta percorribilità che dicevamo prima, perché è una strada, diciamo, interna a un quadrante. Ed è una strada di collegamento tra via Appia Nuova e via Appia Mignatelli del quartiere di Quarto Miglio. Via Annia Regilla è percorsa ogni giorno da numerosi e arrivatissimo numero di automobilisti, mezzi di servizio AMA e mezzi pubblici dell'ATAC. Nello specifico lì passa il 654, il 662, il 675, il 663 e il 118, che non è l'ambulanza, è quell'altro. L'incrocio in oggetto è un punto di snodo per raggiungere da via Annia Regilla le due arterie principali, quindi la via Appia Pignatelli e la via Appia Nuova. Via Quarto Miglio in entrambi i lati all'altezza dell'incrocio è sprovvista di marciapiedi. Quindi, gli attraversamenti pedonali che insistono sull'incrocio a via Quarto Miglio con via Annia Regilla sono stati più volte scenario di incidenti segnalati e non. Gli incidenti in questione sono spesso causati dalla scarsa visibilità delle strisce pedonali su via del Quarto Miglio, perché in parte nascosti dai muri di cinta delle proprietà private. La mancanza di marciapiedi su via Quarto Miglio fa sì che spesso gli automobilisti parcheggino le proprie autovetture in prossimità dell'incrocio, costringendo i pedoni a percorrere la via invadendo la carreggiata. Le chiedo se appunto è a conoscenza e ha visionato la grave situazione di pericolo dell'incrocio in cui ha l'oggetto, se è auspicabile posizionare dei parapedonali per permettere ai cittadini di percorrere la strada in sicurezza anche in prossimità dell'incrocio, se è auspicabile posizionare in prossimità dell'incrocio la segnaletica verticale che indica la presenza di attraversamenti pedonali, quali azioni saranno poste in essere nell'immediato per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale al fine di limitare i rischi da parte dell'utenza. Lì spesso e volentieri l'autobus si blocca, come succede per esempio a Statuario, a via Tarianova, all'incrocio, anche dall'altra parte, perché se parcheggiano le macchine, quindi oltre al fatto che le strisce pedonali sono proprio sull'incrocio e non sono visibili, c'è anche un discorso di limitazione del trasporto pubblico che trova delle difficoltà. Poi, se vuole, mi può aggiungere anche qualche notizia su via Nocera Umbra, come stanno, e il segreto come fate adesso, se mi permette Presidente del Consiglio, se lo potete a tutti, Aceauto 2 interviene subitissimamente da quando voi state, dico, ma qual è il trucco, qual è il segreto? Riuscite a fare intervenire pure a via Cito, un giorno, boom, Aceauto 2 inizia i lavori. Se c'è un trucco io lo direi e complimenti. Rispondo all'interrogazione, se no facciamo pranzo, se parto tra Nocera Umbra e Aceauto 2 facciamo pranzo, no? Non... lavoriamo, non lo so, noi non c'eravamo prima, siamo arrivati adesso, abbiamo creato dei rapporti con tutte le sottoservizi, ma questo è un altro argomento, perché no, ma c'è un lavoro dietro a questo tipo di nuovo rapporto, diciamo, con l'amministrazione. Tornando alla sua interrogazione, conosciamo bene quell'incrocio, è stato anche oggetto di incontro con il comitato di quartiere che ce l'ha attenzionato, condividiamo pienamente quello che lei diciamo ha sottoposto, tant'è che abbiamo richiesto ai vigili la possibilità di poter meglio segnalare con apposita segnaletica verticale l'incrocio, oltre a rifare la segnaletica orizzontale e posizionare i parapedonali laddove attualmente non c'è un tratto di marciapiede, perché conosciamo la situazione. Siamo in attesa dell'approvazione dei vigili, dopodiché potremmo partire con un programma di interventi che nella migliore delle ipotesi lì dovrebbe prevedere anche la costruzione di tutti i nasi intorno all'incrocio, proprio per evitare
per evitare che gli automezzi si blocchino, insomma. Volevo aggiungere un'altra cosa. Cosa stiamo facendo noi per migliorare la sicurezza dei cittadini? Innanzitutto stiamo pianificando insieme alla polizia locale un nuovo percorso su delle zone 30, partendo da tutti i quadranti scolastici. Le zone 30 saranno poi oggetto di un progetto, di un progetto che prevederà i passaggi pedonali rialzati, della nuova segnaletica specifica, insomma, per poter permettere la fruibilità dei pedoni. E partiamo dalle scuole proprio perché in quei quadranti si trovano spesso i bambini a dover girare intorno alle scuole, quindi questo è il nostro progetto, è uno dei nostri progetti che stiamo mettendo in atto per migliorare la sicurezza. Nelle zone periferiche invece stiamo mettendo in atto altri progetti di nuova viabilità interna, questo per poterci dare la possibilità di intervenire mettendo marciapiedi o parapedonali, insomma recuperando gli spazi per poter fare le messe in sicurezza, perché oggi le strade, soprattutto periferiche, non hanno una larghezza adeguata tale per cui si possa ospitare un doppio senso di marcia, quindi bisognerà studiare una nuova viabilità. Siamo partiti con Vermicino, lo stiamo facendo, lo faremo anche su Gregna, anche su altre zone periferiche, per riuscire a dare uno strumento a questa amministrazione, anche a quelle future, per permettere un intervento immediato. Grazie Assessore, è stato preciso anche questa volta. A volte però la sento parlare con talmente tanta semplicità che mi rimane un po' difficile non credere quello che lei dice, insomma, che sicuramente sarà la verità, ma poi i risultati, siamo stati abituati, insomma, ad una difficoltà maggiore territoriali di intervento e quindi di risoluzioni. Se questo fosse, ben venga, però certo che da parte mia, no, su alcune cose c'è un po' di stupore, ma uno stupore, insomma, una, voglio dire, naturale, quindi non è che se dovesse essere sarà, cioè se si riesce a fare anche una viabilità per quadranti, come diceva lei, sarebbe il massimo, no? Ad esempio lo statuario ne ha difficoltà come quarto miglio, esatto, però poi non è così semplice, ci hanno provato in tanti e quindi questo non è, però che uno comunque prova a tenerlo nella sua agenda è già una cosa positiva. Per quanto riguarda appunto quel discorso, ecco, se si poteva spostare anche la segnale, cioè il attraversamento pedonale, perché sta proprio sull'incrocio, io non so se questo sia possibile, però quando girano le macchine e lì attraversano i pedoni c'è poco spazio per poter comunque, no? Li vedono proprio sull'incrocio, capito? Quindi se è possibile spostare l'attraversamento, se questo fosse, renderebbe questa richiesta ancora più ottimizzante. Grazie. Allora, passiamo alla interrogazione successiva, che è la numero 5 del 2017. Ah, la 4? Sto saltando la 4, quindi la 4, numero 5 2017, a firma dei consiglieri Ciancio, Biondo, Gugliotta, Vitrotti e Stelitano, avente oggetto situazione inerente all'attivazione e la pianificazione dei programmi integrati PRINT nel municipio Roma 7. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Assessore della presenza, e quindi mi accingo a descrivere un po' questa interrogazione, un po' complessa, particolare e impegnativa per tutti noi. Dopo sei mesi, diciamo, di una situazione un po', ma forse anche più lunga, di attesa di soluzioni inerenti a questo problema, abbiamo voluto, come dire, chiedere quali sono le intenzioni rispetto ai print programmi integrati. Magari è un problema che bisogna affrontare, per cui non abbiamo visto nessuna commissione tranne quella dopo la nostra richiesta di un chiarimento, quindi di una verifica in aula con lei. Si è parlato un po' in commissione, ponendo l'attenzione su quanto fatto sinora rispetto agli ambiti che esistono indicati nel piano regolatore. Quindi gli ambiti dei print sono
ben identificati nella planimetria di piano regolatore, dove sono ben definiti. Io magari potrei ricordarle che sono parecchi, in base alla delibera, ma forse lei lo sa meglio di me, in base alla delibera 33 abbiamo l'X2 Capannelle, abbiamo Gregna Camporomano, Casalmorena, Capannelle, Casalmorene con le Tappi, poi Arco di Travertino che era nell'ex nono municipio, poi Fatm, Capannella, Gra, sono alcuni piccoli, ma altri sono di rilevante area. Poi c'è naturalmente Morena, che è quello più grande, e di cui alcuni riversano in una situazione di stallo, perché ecco perché noi chiediamo con il Dipartimento, che ha assunto metodo e analisi diversa rispetto al passato, rispetto ai programmi PRINT. L'esperienza di Roma ha dimostrato che in poche zone si è riuscito a fare questo ambizioso modello di programma, cioè restituire attraverso le somme che vengono date per i contributi straordinari delle opere ai cittadini. Per farla breve, ci è sembrato alquanto in commissione vedere un progetto che oramai è diventato superato rispetto alla politica che forse il Dipartimento vorrà fare, perché come me penso tutti i consiglieri ritengano che le opere pubbliche, quindi la carta dei bisogni, deve essere rispettata ambito per ambito, come il PRG ha individuato. Allora, se parliamo ad esempio di Morena, noi vorremmo che tutte le opere che detto PRINT stabilisce possano essere reinvestite nello stesso territorio. Se noi guardiamo a progetti ambiziosi del futuro che sono stati presentati in commissione, mi auguro che lei li guarda con attenzione e con occhio critico rispetto anche alla reale partecipazione che ci deve essere da parte dei cittadini, cosa che lo dice del resto l'iter procedurale dei PRINT. Io segnalo solamente che il PRINT di Morena potrebbe scaturire belle somme se gli interventi venissero realizzati, perché poi si tratta di farle le opere. Se il privato non decide di realizzare le opere, noi non avremo mai né il servizio né il verde né le piste ciclabili che ci auguriamo possono essere realizzate, perché di scambi si tratta. Poi ci sono dei PRINT più piccoli a sinistra della Nagnina, in ordine, ma lei li conosce senz'altro meglio di me. Quali sono stati gli incontri col Dipartimento? Qual è la linea di questo municipio? Proprio perché c'è stata una vicenda abbastanza incresciosa rispetto ai PRINT. Comunico all'assessore, ma all'Aula, che è l'unico atto approvato rispetto al PRINT X2, che era quello di Cavicchi, Ciampino Cavicchi X2, e il Dipartimento cosa ha fatto? La risoluzione approvata, la numero 18, approvata da questo Consiglio, in cui fa un elenco dei bisogni, un elenco degli interventi strategici per il quadrante, il sottopasso, insomma cose importanti, tra cui anche il sottopasso di via di 7 metri, che cammino ha fatto al Dipartimento, o se invece, come noi non ci auguriamo e mi auguro che nessun consigliere se lo possa augurare, dal Campidoglio le decisioni ci vengono calate sulla testa. Noi rivendichiamo quello che spesso alcuni consiglieri in aula ribadiscono, il decentramento, però proprio su questo vorremmo che i cittadini decidessero le priorità, la carta quindi dei bisogni, rivederla e ristabilire le priorità vere, non guardare ai progetti del passato che sono solo forme di compensazioni che non devono avvenire. Io non sogno assolutamente, assessore, che si facciano le case da una parte e i servizi dall'altra. Ogni ambito ha necessità. Sui progetti invece di quadrante può avvenire
ma non posso immaginare che nel print già approvato si possa deliberare una strada che costeggia Morena per arrivare alla Nagnina. La nostra linea è stata sempre che le opere pubbliche debbano essere quelle indicate nel piano regolatore. Quelle hanno la priorità. Quindi se una strada dovrà sorgere con le risorse dei print, ci auguriamo che vengano individuate le opere che già sono, come dire, approvate, quindi dovranno essere prima o poi realizzate. Una di queste in particolare è la tangenziale di Gregne, che diversamente rispetto ad atti fatti nottetempo dal Campidoglio dovremmo valorizzare e dovremmo assicurarci che presso il Dipartimento Urbanistico del Comune di Roma sia in essere, perché se noi decidiamo che ci deve essere una pista ciclabile a ridosso di Morena nella parte verde confinante che collega Ciampino a Nagnina, è la pista ciclabile che è quella che hanno chiesto pure i cittadini. Se noi facciamo un corridoio di mobilità è un'altra cosa che non esiste nel PRG. Proprio per questo dico, la commissione urbanistica, ringrazio il presidente che cerca sempre di darci notizie, però avremmo voluto un raffronto anche con lei quasi, cioè, di molto tempo per ragionare su questi problemi. Questi sono i problemi che possono cambiare un quadrante importante a livello urbanistico. Le compensazioni devono portare dei vantaggi e dei... Consigliere Ciancio ha sforato di un minuto già. No, 5. Ne ho dato un minuto in più. Sottrarre del verde a dei residenti non è cosa auspicabile, buona e giusta, per cui ritengo che dovremmo discutere di più su questo argomento e ringrazio l'assessore che ha le competenze per valutare non solo questo, gli ambiti di cui lei è capace, dal designer all'urbanistica, per cui io confido in una grande partecipazione dei cittadini, ma che sia vera. Grazie. I print, wow, la soluzione di tutti i problemi, consigliere Gianci. Sapete quanti print sono stati fatti a Roma? Uno. Zero. No, uno. Prima. Zero. Uno. È stato bloccato anche quello. Perché? Noi abbiamo fatto degli incontri in dipartimento, abbiamo studiato proprio lo strumento del print e soprattutto come è stato, diciamo, utilizzato negli anni passati, perché questi sono print vecchi di anni, non è che sono print che sono stati presentati 2 mesi fa, sono print vecchi di anni. Noi siamo a favore, sicuramente noi siamo a favore di ogni iniziativa che possa portare risorse nei territori per dare una sicurezza ai cittadini, ovvio che siamo a favore, lo siamo a favore tutti. Quello che noi abbiamo scoperto, trovato, no? Eccetera, eccetera, è che nei dipartimenti, analizzando le carte, eccetera, eccetera, i print sono stati politicizzati dal primo giorno. E quando qualcosa si politicizza, la si distrugge in partenza. I print sono stati sempre e soltanto un volantino elettorale della vecchia politica, dove ci si presentava con una lista, con un'altra lista, facciamo questi lavori, facciamo quei lavori. I print non sono questo. Lei ha ragione, i print sono, possono essere strumenti che portano opere importanti al territorio, sono quelli, non sono liste di lavori da portarsi dietro in campagna elettorale, non sono questi i print. Se i print noi li vediamo così, li ammazziamo in partenza, è inutile lavorarci. Siccome noi li vorremmo fare, saremo dei pazzi, consigliere Giuliano, lei si stupisce così, noi li vogliamo fare i print, noi abbiamo... instaurato un rapporto col Dipartimento molto franco, abbiamo analizzato già diversi print, 1, 2, 3, 4, 5, ne abbiamo analizzati già 5, già ci stiamo dando un percorso per come possono essere affrontati. Ovviamente la chiamiamo scelta delle opere, se
Noi dobbiamo partire da un qualcosa, cioè la scelta delle opere non sono soldi calati dall'alto da nessuna parte, sono oneri che vengono da iniziative private che aderiscono al PINT, eccetera, eccetera. Quindi fare una lista a priori senza sapere bene di che cosa stiamo parlando non è sano, vuol dire cominciare a litigare su quale opera è meglio inserire in lista e quale non lo è. Siccome noi abbiamo i nostri territori dove sono, proprio ieri facevo un sopralluogo nella zona del print di Ciampino, i luoghi dove sono previsti i print sono luoghi dove abbiamo un credito di mancanza di sicurezza enorme, quindi io vi prego di pensare, analizzare le opere di messa in sicurezza di ogni quadrante, che si possa partire da quello, messa in sicurezza dei fossi, delle strade, l'illuminazione laddove manca, eccetera, eccetera. Creare nuove strade, riflettiamoci bene, servono nuove strade? Possiamo avere in manutenzione ancora nuove strade? Noi ci siamo posti un obiettivo, quello di fare una strada al mese. Quando io l'ho detto ci prendevano per pazzi. Sì, una strada al mese. Noi vogliamo fare almeno una strada al mese nel nostro territorio. Sono passati i mesi, siamo già in avanti rispetto ad aver fatto una strada al mese. Quindi tornando al print in questione, noi abbiamo fatto incontri con loro, abbiamo messo in piedi un tavolo diretto, abbiamo individuato all'interno del municipio quali saranno i tecnici che seguiranno soltanto i print, perché noi li vogliamo fare, quindi ci sarà un ufficio dedicato all'attuazione urbanistica municipale, anche se non prettamente di competenza. Per dimostrare quanto è per noi importante la democrazia, soprattutto la democrazia sui territori, la concertazione sui territori delle opere da fare, io prendo in riferimento il print di Arco di Travertino, comunemente chiamato quello Torre del Fiscale. Lì abbiamo trovato un po' di cose strane, insomma, quello era un print antecedente alla 192, dove per fortuna c'è l'obbligo del Dipartimento di seguire la risoluzione municipale sulle opere da fare, quindi consigliere Giancio, il Dipartimento non fa politica. Io non so da dove lei prenda questa cosa, il Dipartimento non fa politica. Il Dipartimento è amministrazione e deve eseguire quello che sono gli indirizzi politici. Noi così la vediamo la cosa. Non abbiamo un passato che a noi ci dimostra il contrario, quindi quando noi entriamo nei Dipartimenti, quello è il nostro modus operandi. Noi abbiamo avuto con il Comune piena partecipazione del Dipartimento sull'attuazione dei print, lì stiamo cominciando a lavorare e per quanto riguarda Torre del Fiscale, quello come dicevo è antecedente alla 192, quindi una lista di lavori fu concertata con un presidente tramite la ricezione di una nota che poi ha fatto un altro, insomma, quando dico politicizzare gli strumenti urbanistici come il print vuol dire ammazzarli, poi c'è stato un via vai in Dipartimento di consiglieri che cercavano di spingere chissà che cosa. Noi lo vogliamo riportare in quest'aula il print di Arco di Travertino, anche se non serve, perché quello non è obbligatorio che ci sia la risoluzione sopra, su quello specifico, però noi vogliamo fare un qualcosa di più sano, che ritorni qui, che passi in commissione e che si faccia una lista, ma non di 50 cose, perché se noi dobbiamo lavorare su una lista di 50 cose, ve lo dico subito, su 50 ne facciamo zero, poche cose. Io già in Dipartimento, perché non sanno neanche loro bene come attuare il print, ho dato degli strumenti loro che possiamo applicare per attuarli veramente i print, li possiamo attuare, ma poche cose di messa in sicurezza. Cerchiamo di trovare opere che siano politicamente, come dire, forti, cioè che siano condivise da tutti, cioè se una strada è un colabrodo, se mancano i marciapiedi da una parte, l'illuminazione dall'altra, questi sono tutti temi che non hanno colore politico. Noi, come dicevo prima al consigliere Giuliano, ha proposto delle cose intelligenti, cercheremo di farle, insomma, all'interno delle economie della nostra amministrazione. Quindi lei qui mi chiedeva, e lo voglio approfondire anche se non me lo ha ripetuto nella proposta, il print di Ciampino, leggo questa cosa così non mi perdo niente, iniziativa privata del 2012, è stato pubblicato il bando di partecipazione nel 2013, è stato sospeso su richiesta del municipio, è in accordo con il Dipartimento si sono poste delle osservazioni per definire meglio le risorse da utilizzare nel campo del print, individuando i criteri di realizzazione urbanistica, eccetera, eccetera.
così che si è potuta riaprire la pubblicazione. Nel 2013 e 2014 sono state presentate le proposte dei privati. Tali proposte al momento sono ancora in verifica dal Dipartimento Ufficio del PAU, che ha il compito di metterla a sistema con la finalità di comporre la proposta del print definitivo, quindi non è un print approvato, quello ancora si deve fare il definitivo. Al momento non ancora appunto è stato elaborato, anche perché c'è da chiarire bene un qualcosa di importante, e cioè il rispetto del vincolo del cono di volo dell'aeroporto, cosa non di poco conto. Quando noi affrontiamo un print e viene sventolato chissà in che modo, bisogna essere seri, mettersi a tavolino, perché probabilmente stiamo parlando di qualcosa che non si può realizzare. E quindi noi vogliamo approfondirlo, perché noi vogliamo realizzarlo, perché quel print potrebbe scaturire diversi oneri per poter sistemare tutta l'area. È importante in questo print ricordare che la maggior parte degli immobili presenti nell'area sono abusivi, in quanto i condoni sono stati tutti rigettati ed è stata emessa ingiunzione di demolizione da parte del municipio. Il municipio ha detto a Cavicchi: devi demolire. Strumenti per demolire non ci sono mai stati nelle nostre amministrazioni, quindi non si è mai demolito. Con la presentazione di questo print, il soggetto privato che cosa ha fatto? Ha potuto impugnare al TAR questa ingiunzione di demolizione, e il TAR gli ha dato ragione e l'ha sospesa. In attesa del procedimento del print, viene sospesa la demolizione di opere abusive da parte di un privato all'interno del nostro territorio, opere importanti. Qualcuno da questo print ne ha giovato, ne ha tratto dei vantaggi. Ecco perché quando si parla di uno strumento come il print, va studiato bene, capito bene, e cercare di trovare sempre, soprattutto nei print di iniziativa privata, quali possono essere magari altri motivi non diretti, non che siano quelli effettivi di volerlo fare questo print. Per quanto riguarda il print capannello, un print piccolino, noi l'abbiamo visto, lo approviamo sicuramente, adesso andrà in risoluzione. Questo print avevano previsto un investimento importante su un'area verde sotto la costruzione e qualche piccola opera su Roccella Ionica. Noi, come indirizzo politico che ci siamo dati da sempre, abbiamo chiesto che venisse ribaltata la quantità di danari che si può investire sulla messa in sicurezza di via Roccella Ionica, diminuendo quelli previsti sull'area verde. Quindi noi daremo parere positivo al print, ma con la riserva di una rimodulazione degli oneri da poter spendere lì. Professore, sicuramente la discussione è servita a capire l'indirizzo e la direzione che già si era intrapresa rispetto all'esecuzione di opere, poche ma sicure, perché devono essere generate. Questo era il tavolo in cui il municipio ha partecipato insieme all'ex assessore. Era questa la nostra intenzione, quella di realizzare poche ma certe opere negli ambiti dei print. Sul fatto di Torre del Fiscale, ben venga la nuova discussione in aula, che è un po' va in controtendenza rispetto a quello che il comitato e la lettera che il comitato ha indirizzato ad alcuni consiglieri, tra cui anche la presidente Lozzi, qualche tempo fa, in cui dicevano che era già approvato, che andava bene tutto, che si poteva fare quello che il print identifica allo stato attuale. Siccome lì si tratta di aree verdi che vengono edificate, è il caso di discuterle in modo puntuale e preciso per trovare energie e risorse, quelle che servono per fare delle poche cose ma certe. Questa è una linea che sicuramente era già dettata anche rispetto alla ristrettezza economica che c'è oggi. Non ci sono più costruttori che vogliono realizzare, né tantomeno la società richiede cemento, richiede più servizi e richiede più verde. Proprio per questo ritengo che se noi in commissione potessimo lavorare concretamente su
sui vari ambiti print, ma non nel senso di unificare. L'unificazione dei print, come dicevano tutti, e penso che anche lei sia d'accordo, unificare i print ci porta a non fare nulla. Avere delle grosse aree identificate print all'interno non si fa nulla. Quando un print è svolto localmente, puntualmente, si riesce a fare un ambito di riqualificazione giusta e puntuale. La ringrazio e auguri per il lavoro che dovremmo fare. Allora, l'ultima interrogazione di oggi è la numero 8 del 2017, a firma della consigliera Cerconi, avente oggetto la pressione dell'acqua nella zona statuario Capannelle. Mi scuserà lei, assessore, se io non sono sempre così clemente, faccio sempre notare cose che non vanno, ma la questione di statuario, prima sentivo accennare Acea, è un problema gravissimo. Ed è un problema gravissimo perché oggi i cittadini di Statuario e Capannelle si trovano a non potersi neanche lavare la mattina perché la pressione dell'acqua è al minimo. Mi risulta, almeno per avere un'acqua corrente minimo, la pressione dovrebbe essere a 3, ad oggi risultano su molti contatori a 0,8. Si rende conto che la situazione è diventata invivibile. Per 2 giorni si era sperato di aver risolto il problema in qualche modo con un piccolo intervento della CEA, così non è stato, e ad oggi la situazione è anche peggiorata. Lei sa benissimo, probabilmente lo sa, se no glielo dico io, il Comitato di Quartiere Statuario Capannelle ha avviato una petizione e sono state numerosissime le richieste di intervento da CEA e le segnalazioni. È ovvio che il municipio in questo caso è l'ente più prossimo ai cittadini e l'ente il quale si deve anche far carico di questa situazione. Quello che io le chiedo è semplicissimo. Il primo sono i motivi del persistente calo di pressione dell'acqua, cioè c'è un'effettiva razionalizzazione da parte di Acea, che mi sembra abbastanza incredibile, però è questo che i cittadini si sono chiesti, le modalità di intervento ed i tempi per il ripristino di una pressione adeguata. Lei capisce bene che anche per lavarsi la mattina non avere l'acqua a casa, a statuari e capannelle all'interno di Roma ha dell'incredibile. Detto questo, io quello che mi auguro, al di là delle spiegazioni che lei oggi ci potrà dare, che saranno sicuramente utilissime, è che lei ci dia un tempo, io mi auguro non dopo una settimana, per garantire ai cittadini di Statuario e Capannelle di avere un servizio d'acqua, quindi un servizio erogato, mi passa il termine, decente, perché in questo momento è una vergogna. Grazie. Io sono calabrese, alcuni problemi d'acqua l'abbiamo avuto anche noi, so cosa vuol dire. Io capisco che mo abbiamo i rapporti con Acea, ma Acea per noi il municipio di competenza ce n'è, voglio dire, lei chiede a me perché non c'è pressione dell'acqua lì. No, ho capito, loro no che la subisco, ma io perché non c'è l'acqua lì? Noi ci siamo mossi, ovviamente ci siamo mossi, come sempre ci muoviamo, però è una di quelle situazioni dove non solo la competenza ma anche la possibilità di intervento è limitatamente politica, però ci siamo mossi e qualcosa a qualche traguardo, insomma qualcosa abbiamo fatto e stiamo facendo nel caso specifico. Quindi io vi comunico che Acea il 28 febbraio effettua il controllo in tutta l'area ed effettivamente nota dei cali di pressione nell'area, chiedendo l'intervento della loro ricerca guasti, perché Acea si muove così, arriva, fa un sopralluogo preliminare dove cerca di individuare qual è la tipologia di problema, dopodiché demanda le prossime squadre. Il 6 marzo viene attivata la ricerca guasti, che rileva un abbassamento di pressione della valvola che si trova all'interno del manufatto di via San Severina, e quindi richiede intervento. L'intervento viene effettuato il 9 marzo. Il 9 marzo si è provveduto, anzi guarda, ti leggo tutto, è stata trovata la pressione a monte di 52 metri, a valle di 22 metri,
lei capisce sicuramente cosa vuol dire, mantenendo pressione in uscita a 35 metri. Si è provveduto allo smontaggio del filtro, alla pulizia dello stesso, infatti è stato trovato ostruito, è stata ricostruita la guarnizione in gomma dell'80, rimontando il filtro, richiuso il bypass e ridata acqua all'idrovalvola, settate le pressioni a 47 metri e a 35 metri a valle. È stata ripresa la pressione a via Tropea 4, dove si lamentava una mancanza di acqua. La pressione è stata quindi portata da 16 metri a 26 metri, quindi pare che la pressione loro la calcolano a metri, non a bar, non lo so, eccetera eccetera. Ovviamente, dopo che abbiamo ricevuto queste risposte, noi abbiamo richiesto ulteriormente, perché tecnicamente io lo so, quando si fa un intervento poi deve andare a regime, quindi che cosa succede? Magari nell'immediato succede qualcosa, poi nel corso dei giorni, delle settimane, qualcosa di diverso può avvenire. Quindi oggi, adesso, in queste ore, si sta facendo il nuovo controllo delle pressioni in tutto il quadrante, per verificare se quello che hanno fatto il 28 febbraio ed il 6 marzo ed il 9 marzo ha portato alla conclusione, perlomeno in parte, dei problemi della pressione dell'acqua di via Statuario, del quartiere Statuario. No, sorrido, perché secondo io non so come, non faccio il tecnico, quindi in realtà 22 metri, 24 metri, io mi aspettavo di capire se c'era stato un intervento idoneo a ripristinare l'acqua, la pressione dell'acqua, però mi sorge così, poi magari se posso chiedere l'accesso agli atti per questo atto che lei ha letto, per averlo e capire meglio, magari rivolgerci anche a dei tecnici per capire se effettivamente... come sia possibile che si sia abbassato così tanto, perché se si è abbassato una volta è possibile che si riabbassi continuamente e ciclicamente, quindi sarà un problema che si ripresenta. Secondo me in questo senso noi dovremmo intervenire e capire come evitare un ulteriore abbassamento. Ma quello che mi chiedo è perché, se la ricerca guasti è stata rilevata a via Santa Severina, poi il secondo rilevamento si via a via Tropea? Quindi è stato rilevato di nuovo, perché da quello che avevo capito io, l'abbassamento della valvola e quindi questo dislivello di acqua l'avevano trovato a Santa Severina, per poi fare un secondo rilevamento presso via Tropea. Ma al di là di via Santa Severina e via Tropea, in realtà il problema è talmente tanto diffuso che io vorrei capire i tempi del ripristino, cioè ad oggi che sta facendo un altro rilevamento su tutto il quadrante, quindi significa che dal 28 febbraio non sono riusciti a capire il guasto, non sono riusciti a capire come effettivamente risolvere il problema. Ad oggi come possiamo fare? Possiamo interfacciarci con Acea? Sì, lo so, mi devo fermare e mi taccio adesso. Quindi la domanda è: tra una settimana, tra due settimane, tra un mese, quando è che rianno l'acqua? Grazie. Allora, io vorrei ricordare che non sono dibattiti, quindi vorrei evitare questo andare avanti con domande e risposte, perché non è questo che c'è scritto sul regolamento. E, diciamo, in passato è stato concesso e secondo me poi ci si prende l'abitudine, quindi è un qualcosa che va evitato. In realtà la domanda non ci dovrebbe essere, neanche la risposta, quindi il direttore me lo fa notare e penso che abbia completamente ragione, il regolamento va seguito. E quindi l'interrogatore e il direttore mi fa notare, ed è giusto, che ci sono dei tempi che sono 5 per l'esposizione, 5 per l'esposizione dell'interrogazione, 10 per la risposta, ci sono stati 3 per dire se si è soddisfatti o meno, e non può essere una cosa che va avanti per tutta la durata del consiglio, perché credo che se l'assessore viene interrogato fuori di questa stanza sicuramente le risposte le dà, però una regolamentazione come al solito la dobbiamo dare, perché altrimenti i consigli durano moltissimo. Perché sto dicendo questo? Perché il consiglio di oggi, come sapete dal regolamento, è previsto ormai dover dare anche un orario di chiusura, e all'orario di chiusura ci siamo arrivati, perché ma alle 12... i cittadini non possono intervenire? I comitati di quartiere non possono intervenire sull'argomento? Se sospendo il consiglio, sì. Adesso volevo far notare che sarebbe il caso di concludere il consiglio, perché stiamo sforando già l'orario previsto per la chiusura, che era alle 12.
Quindi su una cosa vi voglio interrogare, se sulla necessità di dover allungare il Consiglio, se tutti siete d'accordo, perché vi ricordo che abbiamo ancora un atto da votare e quindi dal regolamento ve lo chiedo, chiaramente se ci sono... E poi abbiamo anche capigruppo, tra l'altro, quindi vorremmo, purtroppo ci sono delle tempistiche da rispettare, per l'andamento dei lavori sarebbe il caso rispettare il regolamento per poter essere veloci e snelli. Tutto qui. Quindi io chiedo al Consiglio, ai consiglieri, se vogliono continuare il Consiglio di oggi, andare quindi a sforare il tempo e concludere con l'atto finale da poter deliberare. Per il gruppo di maggioranza, Presidente, noi ci sarebbe un altro atto da votare, se riusciamo vorremmo andare avanti, grazie. Quindi si richiede una proroga per l'approvazione dell'atto, per diciamo, portare a termine l'ordine dei lavori di oggi. L'altro atto è una risoluzione... a nome dei 5 Stelle sulla proposta di modifica deliberazione numero 50 2014. Però scusate, se andate avanti allora dobbiamo sospendere, cioè, dipende che cosa vogliamo fare. Se vuole il Presidente, se i consiglieri di maggioranza vogliono ascoltare anche i cittadini quello che hanno da dire e continuiamo ad andare avanti, si può sospendere e farli parlare. Se no, valutate voi. Allora, io vorrei ricordare che i cittadini con chi devono parlare soprattutto, perché, ripeto, la maggior parte di noi a breve avrà un'altra riunione, cioè la conferenza dei gruppi. Questo, perché se si decide di andare avanti si va avanti per... Allora, non c'è nessun problema, perché l'assessore riceverà tutti i cittadini nella sua stanza. Quindi non c'è bisogno di rompere il Consiglio, così i cittadini avranno tutto l'ascolto che meritano, perché è giusto che vengano ascoltati, l'assessore è disponibile, però il Consiglio può andare avanti e possiamo evitare di interrompere diciamo, l'ordine dei lavori di oggi, che è bello intenso, abbiamo anche la capigruppo successiva, quindi vorremmo continuare. I cittadini possono tranquillamente seguire l'assessore, che è disposto a parlare e ad ascoltare. Così noi andiamo avanti con l'ordine. Grazie Assessore di aver così permesso al Consiglio di andare avanti con i lavori, come previsto. Grazie. Allora, passiamo quindi, abbiamo detto che andiamo avanti col Consiglio per promuovere, per discutere e votare l'atto successivo all'ordine dei lavori di oggi. E ricordo anche i famosi verbali che sono stati già messi in visione, quindi io vorrei continuare con l'ultimo punto, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, La Zazzera, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripudi e Zitoli, avente ad oggetto la proposta di modifica deliberazione numero 50-2014 e direttiva di giunta del municipio 7 correlata all'ordinanza sindacale 37 del 2010. Lascio la parola per la relazione, sì, consigliere Candigliota. Sì. Sì, 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 ogni volta si vota per alzata di mano, da regolamento. Sì, sì, è previsto dal regolamento. È previsto, però dopo noi possiamo dire un'altra volta, no? Non possiamo. No, 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 è sempre con votazione in aula. Sì, 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 assolutamente, è regolamentata. Consigliere Candigliota. Grazie, Presidente. Allora... Diciamo questo, faccio una piccola premessa, che nell'azienda dove lavoravo ovviamente mi hanno sempre detto che se il problema non esisteva, il problema, cioè se non veniva esposto, non esisteva. Quindi di fatto, secondo questo principio, abbiamo fatto un percorso un po' diverso, siamo andati a parlare un po' con tutti gli uffici per capire le varie problematiche, proprio anche stare a volte sul territorio è fondamentale per capire le esigenze di chi opera sul territorio, e si è ravvisato una problematica. La problematica
In particolare di cui sto parlando l'abbiamo ravvisata con il corpo dei vigili urbani. Allora, abbiamo visto tante problematiche, una di queste parlava proprio per la distribuzione di manifestini e simili, che secondo diciamo la delibera 50 e recitava che la distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alla persona. È vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili, collocandoli in beni situati anche temporaneamente in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali. C'è da dire una cosa: ad oggi questa delibera non permette di applicare una sanzione unica. Mi spiego meglio. Se per ipotesi il vigile che sta accertando il fatto, quindi la trasgressione, passa dentro uno spartitraffico con 100 macchine e vede 100 volantini messi sulle macchine, deve necessariamente fare 100 verbali. Ora, è vero che è il loro lavoro, ci mancherebbe, però io capisco che se un vigile è di buona volontà e non gli prende il turner carpale e fa 100 verbali, comunque 100 verbali intaserebbero anche gli uffici. Quindi ci sono delle problematiche legate a questo. Ciò non vuol dire che non si debba fare, ma noi siamo qui per semplificare l'operato di chi opera nell'amministrazione e anche per chi deve svolgere un certo tipo di lavoro. Allora, che cosa si è pensato? Ovviamente noi di questa cosa ne abbiamo parlato anche in commissione, abbiamo preso anche dei consigli, tant'è vero che abbiamo anche applicato delle modifiche in funzione di questo, che ovviamente ci facevano notare che non era ben chiaro il fatto che ci fosse magari un cumulo delle sanzioni. Magari dicevano che applichiamo 400 euro per magari 100 volantini. No, questo pensavamo fosse chiaro, ma evidentemente non lo era. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'aggiunta che era di sommare tutte le infrazioni, così almeno siamo chiari sull'operato. E soprattutto far capire che a volte bisogna operare con chi è del settore per capire tutte le varie problematiche, perché a volte è anche facile magari criticare non sapendo le problematiche che uno sta approcciando in quel momento. Spesso e volentieri abbiamo cercato anche di non fare camere stagne, che spesso e volentieri si creavano. Magari cercare di collaborare a volte porta anche a uno sviluppo d'insieme, che è fondamentale per non creare problematiche poi all'amministrazione. E abbiamo pensato non solo di ovviamente fare una proposta di modifica della delibera 50 proprio in funzione dell'applicazione della sanzione unica, ovviamente sommando le infrazioni. Ma abbiamo fatto anche un'altra richiesta che era fondamentale, che era in funzione dell'ordinanza sindacale 37. Che cosa comportava? Comportava il fatto che, essendo l'ordinanza sindacale 37, la quale menzionava che ciascun manifestino deve richiamare in modo visibile l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli, abbiamo ravvisato un altro problema. Andando negli uffici ci siamo resi conto che non veniva rilasciato un'autorizzazione, quindi facevano pagare chiunque anche se non era previsto il simboletto del riciclo.
E questo è un problema, perché io potrei dire benissimo, mi fanno la sanzione perché non c'è il simboletto, dice, ma loro al municipio mi hanno rilasciato l'autorizzazione. E questo potrebbe andare in contrasto. Giustamente, premesso che questa è un surplus, premettendo che comunque è previsto nell'ordinanza sindacale 37, quindi ci deve essere. E abbiamo pensato di fare questa richiesta anche, diciamo, come direttiva, una direttiva di giunta del municipio che desse agli uffici preposti un indirizzo di non accettare, ovvero no di accettare perché accettare bisogna accettarle, di non rilasciare autorizzazione se non provvisto di un chiaro richiamo a gettarlo nei rifiuti, come da ordinanza sindacale 37. Quindi di fondo che cosa chiediamo? Noi chiediamo due cose fondamentali, che sono la modifica dell'ordinanza sindacale ed agire presso la sindaca, ma chiediamo specialmente anche noi di attivarci nel municipio affinché vengano date direttive per il rilascio di un'autorizzazione per, secondo l'ordinanza sindacale 37, per non dare adito a problematiche in contrasto con l'ordinanza sindacale stessa. Grazie. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliera Cerconi? Eccoci di nuovo. Allora, io ho fatto presente prima che non riuscivo a capire alcuni passaggi di questa risoluzione, perché impegna a dare direttiva agli uffici municipali preposti in merito alle approvazioni dei progetti. Non riesco a capire quali sono questi progetti, sinceramente. E se si può sospendere il Movimento 5 Stelle, no, nessuna sospensione, perfetto, tanto verrà bocciata, vado avanti. Va bene, non vi porto... No, ho sentito la lamentela da lì, però un conto capisce bene che viene detto a voce, un conto che viene scritto su un atto, votare... No, parlo nel senso, parlo alla platea, parlo a tutti. Seconda cosa, nel secondo punto dell'impegna c'è scritto al fine di poter sommare tutte le frazioni e applicare la sanzione unica. Quando si scrive sommare tutte le infrazioni, in che lasso di tempo? Cioè dobbiamo aspettare un mese, due mesi, tre mesi, si fa un giro, quello che trova fa la sanzione unica? Purtroppo io capisco che per voi possa essere scontato, ma carta canta, quindi se non è scritto su un atto del genere trovo difficile comprendere poi, e proprio faccio un piccolo inciso, dagli atti che non vengono scritti in maniera adeguata o completa poi nascono i disagi nell'applicazione delle norme, gli risoluzioni, atti o qualsiasi tipo di atto lacunoso su determinati aspetti genera semplicemente un marasma anche all'interno degli uffici, perché se non siamo precisi non si può applicare pedissequamente la norma. Detto questo, altra osservazione che volevamo fare, che era passata anche in commissione da parte del consigliere Carlone, riguardava il corpo dei vigili urbani. È effettivamente vero che il corpo dei vigili urbani può riscontrare qualche problematica, tuttavia questo ovviamente non si può scaricare o pensare che i vigili urbani possano lavorare da soli e riuscire a fare tutto quello che gli si chiede senza avere un appoggio da parte degli uffici. Dico questo perché sui vigili spesso vengono scaricate, voi lo sappiamo tutti bene perché in commissione se ne è parlato, un mancato impegno nella gestione della città, cosa che io non trovo assolutamente. È ovvio che se non si hanno mezzi e persone a disposizione diventa tutto più complicato, soprattutto se si aumentano poi a loro volta invece
gli oneri o comunque i compiti che devono portare avanti. Quindi, per esempio, noi oggi abbiamo parlato dei pittori, questo sarà un aggravio per quanto riguarda la Polizia Municipale. Detto questo, in realtà gli elementi che non ci convincono li abbiamo fatti presenti, le direttive che... io sono contenta che chi mi ha preceduto possa dirlo a voce, ma devono essere scritte soprattutto su una risoluzione, e questa specificazione delle infrazioni che non riusciamo a capire su che periodo debbano essere ovviamente raggruppate, quindi sommate. Grazie. Interventi? Ci sono interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Sì, volevo solo puntualizzare che in base a dei riscontri che abbiamo avuto proprio con il corpo della Polizia Locale, era emerso appunto questa problematica del poter stilare questi accertamenti e in sede proprio di infrazione. Loro ci avevano appunto fatto questo esempio: se capitava di trovare un centinaio di macchine con sul parabrezza volantini dello stesso tema, quindi stessa ditta, stesso titolare, praticamente dovevano fare 100 accertamenti, no? 100 verbali. Quindi giustamente loro dicevano, a questo punto dice, noi siamo costretti a non poter fare 100 verbali, e quindi vanno poi alla fine a campione. E per poter cercare di far rispettare ancora di più la normativa, si era convenuto appunto a questa soluzione unica. È ovvio che l'accertamento dell'infrazione, quindi il verbale, viene fatto nell'immediato, non è che si torna in ufficio e si fa tutto nell'immediato, invece di fare 100 verbali ne fai uno unico, e facendo l'elenco di tutte le varie infrazioni che ci sono state, riguardante comunque sempre quel volantino duplicato, ok? Per quanto riguarda invece il progetto, sempre riguardante i volantini, abbiamo rilevato presso gli uffici affissioni pubblicità che, a parte che ci è successo in modo così occasionale, di aver preso dei volantini per strada, e ci siamo resi conto che non avevano il simboletto del riciclo, e quindi abbiamo chiesto spiegazione all'affissione pubblicità come mai per strada c'erano persone autorizzate al volantinaggio ma non avevano questo simboletto, e loro ci avevano detto che comunque loro questi progetti, perché così si chiamano quando chiedono l'autorizzazione per volantinare, questi progetti venivano comunque accettati. Quindi diciamo è un po' un controsenso, io amministrazione accetto, però il vigile deve andare a fare comunque il verbale, no? Per questa infrazione. Quindi bisogna trovare un equilibrio, quindi o l'accetto e poi comunque non è soggetto a violazione, oppure non l'accetto e così rimane, diciamo, un po' più lineare. Allora ci è venuta questa idea di, insieme con i vigili, di procedere a questa sanzione unica e di fare più attenzione per quanto riguarda gli uffici amministrativi, di accettare questi progetti solo e esclusivamente con il simbolo del riciclo. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie. Io volevo solo portare all'attenzione di quest'Aula alcuni aspetti significativi di questa risoluzione. Sì, come progetto si intende il progetto grafico, giusto? Quindi il volantino nella sua, nella sua conformazione editoriale. Dunque, secondo me questa risoluzione va nella direzione di
portare come dire, un adeguamento di quelli che sono gli strumenti amministrativi, perché non possiamo continuare a diciamo, pretendere maggiori controlli. E la polizia ci deve essere, deve controllare, ma che fa? È possibile che facciamo i regolamenti e non si controlla, e poi dopo non diamo gli strumenti per facilitare questo controllo e poi la repressione dell'eventuale reato. Quindi mi sembra una, come dire, una proposta, questa risoluzione, che vada proprio in questo senso. E adesso 100 volantini si stampano in 3 minuti. Se vengono utilizzati sulle auto dove non potrebbero essere, se non ricordo male, messi, no? E non c'è l'efficacia dello strumento per reprimere, i volantini sulle auto saranno 1000, saranno 10.000, saranno 100.000 e noi poi ci lamentiamo che la città è sporca perché il volantino con il vento va a finire per terra. Allora cerchiamo anche di capire, no, il sistema. Ok? Di come cosa significa questo? Quindi più controlli, meno volantini, diciamo anche più pulizia delle strade. Ovviamente non è solo questo il motivo del sudiciume che troviamo. Però questo è sicuramente un deterrente, come dire, uno strumento che può migliorare anche questo aspetto. Allora abbiamo detto adeguare gli strumenti amministrativi a come viene perpetrato il reato, perché ovviamente. Innanzitutto questo, poi questo che significa? Significa che c'è una certezza, no? Quando si cominciano a fare le multe e c'è una certezza della repressione del reato, il reato si sa diminuisce, ok? I controlli quindi sono fatti in modo più agevole e quindi sicuramente ne saranno fatti di più. Quindi secondo me questa risoluzione porta verso una, come dire, maggiore efficacia ed efficienza di quelli che sono gli strumenti che servono per che abbiamo che sono già in atto, quindi non ci trovo nulla di inadeguato. Poi non so, per quanto riguarda il discorso della tempistica, anch'io avevo compreso, insomma, ciò che aveva appena detto la consigliera che mi ha preceduto, è solo un fatto tecnico, insomma, permettere il fatto tecnico, cioè di accumulare un'operazione che invece dovrebbe essere fatto fino adesso volantino per volantino in un'azione unica, complessiva, cumulativa, ma ovviamente è il momento, non è che un vigile può pensare di fare così estemporaneamente una multa a priori, ovviamente no. E poi l'ultimo punto era il discorso della coerenza. Mi sembra un bel punto questo, cioè non possiamo pretendere, no, correttezza nei cittadini da una parte e poi dopo dall'altra parte di vabbè incentivare l'incorrettezza. Mi sembra un ragionamento, probabilmente sarà stato, diciamo, un punto non analizzato a suo tempo, e quindi ben venga questa risoluzione che riporta maggior chiarezza. Ecco, questa risoluzione porterebbe maggior chiarezza nella normativa in vigore. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Ma questa risoluzione, a parte io ho visto riflessioni che hanno fatto i vari consiglieri, il fatto che riusciamo a agevolare i vigili urbani in quanto un verbale che dovrebbero ripeterlo, come per i manifesti, così per i manifestini, 100 volte, 200, 300 volte, ridurlo solo a un verbale, mi sembra cosa giusta. Importante il fatto che riusciamo a diminuire questo lavoro di scartoffie, diciamo, ai vigili, e riusciamo a fargli fare
lavori diversi, forse più importanti rispetto a questo, è una considerazione che io penso vada fatta. Certo, la preoccupazione che sollevava una consigliera che mi ha preceduto rispetto al fatto che poi deve essere corretto l'atto in quanto ci possono essere ricorsi che poi ci portano, praticamente ci potrebbero portare all'inefficacia dell'atto, io dico questo bisogna farlo, ma è una cosa facilissima, cioè sentiamo l'avvocatura, sentiamo chi dobbiamo sentire per essere sicuri che il fatto che noi facciamo soltanto un verbale e non facciamo come abbiamo fatto finora 100 verbali, io 500, 200 a secondo quante volte si è ripetuto, praticamente si è ripetuto, è stato distribuito il volantino, voglio dire, se noi siamo sicuri di questo, io penso che possiamo procedere a questo indirizzo, diciamo, che noi diamo rispetto ai verbali dei vigili urbani. È chiaro che noi non ci abbiamo poteri se non quelli di indirizzo svolti dalla Presidente rispetto al corpo dei vigili urbani, che può dare chiaramente, può stilare un indirizzo rispetto a questo, che però io penso vada fatto e sia, voglio dire, una mano che noi diamo, un aiuto che noi diamo ai vigili nell'espletamento delle funzioni appunto delegate ai vigili. Altri interventi? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Fratelli d'Italia voterà contrario per i motivi che sono stati esposti prima e perché appunto, come ripeteva insomma il consigliere Toti, ci esponiamo, non essendo chiari, ci esponiamo anche a ricorsi. Altre espressioni di voto? Consigliere Toti? Roma Popolare, Alternativa Popolare si astiene rispetto a questo, perché io penso che sia importante questo atto, comunque ha bisogno di una verifica e io spero che si possa arrivare a dare, come ho detto in precedenza, la possibilità ai vigili di fare soltanto un atto importante, come ho detto, però che sia un atto che sia corretto e giusto. Altre dichiarazioni di voto? No? Consigliere Candigliota? Il Movimento 5 Stelle prende posizione, una posizione a favore della Polizia Locale, e proprio in funzione del fatto che già in passato avveniva la sanzione unica e poi non si è più fatto, quindi di fatto era una cosa che funzionava e credo che possa risolvere i problemi, per questo pertanto noi siamo favorevoli, grazie. Bene, votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, la risoluzione viene approvata con 11 favorevoli, 3 contrari e un astenuto. Passiamo adesso all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, che sarà breve, immagino, perché l'approvazione dei verbali 1, 2, 3 e 4 relative alle sedute del 12, 19, 27 e 31 gennaio. Quindi sono stati messi in visione e risultano quindi approvati come da regolamento, se non ci sono obiezioni. Bene, verbali approvati. La seduta è chiusa.
La seduta è chiusa alle 12:25. Che ore sono? 12:25. Benissimo.